tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Itame97 e siamo alle ultime battute con il campionato di Nico Hülkenberg. Mancano solo due gare e guardate dove siamo adesso, 259 punti davanti a Rosberg, davanti a tutti, a giocarci il mondiale con la Force India, mentre Sergio Perez è decimo da solo, forever alone, 34 punti contro i 259 di Nico Hülkenberg, che ha vinto 5 gare, che ha fatto 7 pole position, che sta facendo un campionato da imbiancamento di cameretta istantanea. E siamo al Gran Premio del Brasile per le qualifiche, il 18° round del calendario di Formula 1, e dobbiamo a questo punto correre con la testa, pensando ai punti, pensando a chi c'è dietro di noi, perché basta un singolo errore, ragazzi, e quelli lì dietro, Rosberg a meno 7, Hamilton a meno 23, Raikkonen a meno 27, insomma sono tutti lì, ragazzi, sono tutti lì, e questa gara è decisiva, ragazzi, se vogliamo vincere il mondiale questa gara è decisiva. Quindi adesso dobbiamo concentrarci e fare la nostra grandissima gara, come è stata in Master Rig. Via col Gran Premio del Brasile. Benvenuti a Interlagos San Paolo. Accomodatevi e assistete con noi a queste qualifiche per il Gran Premio del Brasile. Qui la Red Bull se l'è cavata bene in passato, ma quest'anno la prima posizione sarà sicuramente contesa. Nessuna squadra può dominare per sempre. L'alta velocità di questa pista è ideale per le auto con una buona aerodinamica. Per questo la Red Bull ha avuto tanto successo negli ultimi anni. Però oggi non avrà carta bianca. Prevedo una bella battaglia per la prima fila. Bene ragazzi, siamo a Interlagos. Siamo in un circuito storico. Un circuito che ha sempre visto tantissime emozioni, un circuito che sempre è stato decisivo, o almeno quasi sempre, e noi ci arriviamo da leader del mondiale, per la prima volta leader del mondiale a due gare dal termine. Ricordiamo 2-0 nella prima e nella seconda gara per degli incidenti assurdi e stupidi con i doppiati o con mi sembra a Ricciardo addirittura in Australia, che ci ha proprio buttati fuori così random. Quindi ragazzi, adesso siamo felicissimi, ma dobbiamo stare concentrati, perché basta un singolo errore per mandare tutto a puttana. Beh ragazzi, questo è il setup che andremo ad utilizzare oggi per il Gran Premio del Brasile. Aerodinamica 3-1, trasmissione 75-65, campanatura, cioè geometria delle sospensioni, meno 3,50, meno 2, 0,10, 0,35, sospensioni 11,1, 11,11, c'è roba veramente, no, che uno diceva che cos'è sta roba, però sono setup buggati, perché sto gioco ce lo permette. È bello, vero? Gomme 18,0, zavorra 11 e carburante 6 kg come sempre. Dunque questo è il nostro setup per il Brasile e noi andiamo con il nostro giro di qualifica. Mamma mia, ogni giro che facciamo
togliamo sempre, sempre di più. Mamma mia, oh. Mamma mia, ogni giro che facciamo togliamo sempre di più. 11-2 con la Force India. 11-2 con la Force India, abbiamo fatto anche un errore all'ultima curva, alla Junsao. E anche abbiamo perso 2 decimi alla S26 in uscita, siamo andati un po' troppo larghi. Abbiamo perso 2 decimi lì, quindi già era 10 sicuro. E abbiamo sbagliato la Junsao, quindi potevamo fare tranquillamente. Potevamo togliere altri un decimo e mezzo, 2 decimi. Potevamo fare 10-8 in pratica, Ci abbiamo fatto un tempo clamoroso. Già 11-2 con la Force India è tanta roba, ragazzi. Pole position, 8ª pole position stagione per Nico Hülkenberg. Felicissimo. Splendida l'impresa. Sempre più leader. Nico Hülkenberg. Domani lo vedremo in pole position. Sempre più leader. Meglio sia le sue qualità come pilota che quelle della vettura. Successo davvero meritatissimo. Comunque queste qualifiche stranissime, cioè è vero che noi abbiamo fatto comunque un tempone perché 11-2 e con la Force India pure, tra l'altro, perché se avevamo tipo Mercedes o Ferrari il 10 basso o 9 alto lo facevamo tranquillamente. 11-2 è tanta roba, ma voglio dire, Vettel, Hamilton 12-6, 13-1 a difficoltà leggenda? Ma veramente? Cioè questo è il massimo che riescono a fare? Poi tra l'altro Maldonado quarto ragazzi, Maldonado quarto, Perez quinto, Rosberg settimo, Bottas ottavo, Massa nono, Raikkonen quattordicesimo, Alonso ultimo addirittura. Ma qualifiche veramente strane queste qualifiche. Maldonado che fa la qualifica della vita con la Lotus, chiude a un secondo e 9. Porca miseria, però cioè è Vettel che Vettel si è beccato un secondo e tre a difficoltà leggenda, ragazzi, perché veramente, cioè non è che siamo qua a giocare con i miei avversari, si fanno le seghe, cioè stiamo giocando la difficoltà più difficile di Formula 1 e gli diamo lo stesso un secondo e tre, un secondo e quattro con la Force India. Cioè manco a dire vabbè c'è la Mercedes, figlio mio, ci credo, è facile, ma con la Force India gli diamo un secondo e quattro a Vettel, dai. Mamma mia, signore mio. Vabbè. Speriamo che per il 2016 il livello di difficoltà sia ancora più alto, perché così, cioè, vabbè, che devo fare il campionato con Stevens, devo fare a sto punto. Benvenuti a San Paolo, teatro di gare in Formula 1 dal 1973. Mettetevi comodi e godetevi questo fantastico Gran Premio del Brasile. Nico Hülkenberg inizia con convinzione la gara in pole position dopo aver completato un giro praticamente perfetto nelle qualifiche di ieri. Oggi dovrà realizzarne ancora molti se vuole vincere, ma se lo farà sarà imbattibile. Il giorno della gara può succedere di tutto: una brutta partenza, un guasto meccanico, il meteo imprevedibile o semplicemente la presenza di un altro pilota con prestazioni superiori. Quindi, anche se sicuramente spera di vincere la gara, sa che il suo nome non è ancora scritto su quel trofeo. Nelle qualifiche di ieri, Pastor Maldonado della Lotus ha fatto faville. Ma riuscirà a confermare le ottime prestazioni anche in gara? Ieri ha dimostrato che questa è la pista ideale per la Lotus, ma temo che oggi faticherà per tenersi alle spalle alcune delle vetture più veloci. Maldonado quarto, madonna. Non si vedeva in quelle posizioni lì dai tempi della Williams, vabbè che è un gioco, però fa sempre un po' impressione vederlo lì davanti. Comunque, siamo pronti per la gara. Strategia a 2 soste addirittura, come in Messico, e è la gara decisiva, ragazzi. Se vinciamo questa gara, se abbiamo il passo che abbiamo avuto in qualifica, non ci batte più nessuno, cioè possiamo anche proclamarci vincitori, e sperando che Rosberg, che parte addirittura in fondo al cazzo, arrivi lì in fondo al cazzo, perché a quel punto sarebbe veramente tutto chiuso e saremmo già campioni del mondo qua in Brasile. Quindi forza, dai, hype al massimo, via, crederci sempre. Hülkenberg con la Force India parte in prima fila, in prima posizione, pole position, si spengono i semafori e parte il Gran Premio del Brasile.
con ancora Vettel all'interno, prova a intimorirci un poco, vediamo, qui abbiamo l'interno, caro mio, abbiamo l'interno adesso, esterno. Cambio di traiettoria, andiamo all'interno noi, andiamo a difenderci il primo posto. Cattivissimi! Cattivissimi! E abbiamo ripagato Vettel subito, adesso è il momento di spingere. Adesso si spinge. Questa, ragazzi, è la mia pista preferita proprio tra tutte quante. Qui è come se corressi in casa, cioè qualcosa di diverso dalle altre piste, cioè qualcosa veramente di magico correre qui in Brasile, in qualsiasi categoria, in qualsiasi portale, in qualsiasi simulatore, gioco, quello che è. In Brasile, ragazzi, mi trasformo. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, siamo davanti. Vettel ed Hamilton non vogliono mollare, ma si stanno pugnalando da soli, perché si stanno duellando insieme, e questo ovviamente trae vantaggio a noi. Stiamo di già dando la merda a Vettel ed Hamilton. 13-0. 3 secondi e 1 Hamilton, che però si è liberato di Vettel. Però anche con queste posizioni qua Hamilton sarebbe fuori dai giochi, perché ricordiamo è a meno 23. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo. 12.9 intanto. Ricordiamo Hamilton a meno 23, quindi se arrivasse secondo prenderebbe 18 punti, noi 25, sarebbe fuori dai giochi, perché ci sono 7 punti di differenza tra il primo e il secondo. Hamilton andrebbe a meno 30 e con una gara dal termine, anche con un eventuale ritiro, saremmo campioni del mondo matematicamente. Non sappiamo però dov'è Rosberg. Di sicuro Perez ci sta dando una mano, perché gli sta rallentando tutti lì dietro. Certo, se Rosberg fa la gara della merda, siamo già campioni del mondo adesso. Dai, dai, crediamoci. Hamilton ci ha recuperato qualcosa adesso. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Ok, box, box, box in questo giro. Rientrati 14esimi. Dunque hai circa 3 quarti di serbatoio, ti restano 3 quarti del pieno di carburante iniziale. Vai, ci siamo mangiati Alonso.
troppo ottimisti probabilmente lì. Adesso sì, all'esterno su Button. Bisogna essere cattivi ragazzi, perché sennò perdiamo un macello dietro al traffico. E non sappiamo bene che strategia adopereranno lì davanti, perché non si sono fermati. Dentro su Grosjean. Ci sta facendo perdere un casino di tempo Grosjean. Mia. Qui, forza, approfittiamo. Sì. Passiamo Sainz, adesso Kvyat, che va piano Kvyat. Qui, cattiveria. Passiamo anche Kvyat, c'è Verstappen davanti. Ok, siamo al terzo posto adesso. Verstappen davanti. Massa che sta conducendo, quindi questo è buono perché si sono fermati Vettel e Hamilton, che erano i miei diretti rivali per questa gara. Abbiamo Verstappen davanti che sta andando onestamente. Qui sparisce però. Sparisce Verstappen. Dove è finito? Non lo vedo più. Rientra in box anche Massa e ora siamo di nuovo primi. 12 e 8, giro veloce. Abbiamo dato un abisso a quelli dietro. Vettel 7 secondi. Altro giro veloce, 12 e 5. Martelliamo. Ok, il momento della sosta ai box, il momento della seconda sosta ai box. Undicesimo giro, adesso metteremo le dure, andremo fino in fondo. Così come stanno queste posizioni, per il momento siamo noi i campioni del mondo. Non sappiamo di preciso quanto è lontano Rosberg, non lo sappiamo, probabilmente lo scopriremo alla fine. Ma se Rosberg è tipo ottavo, è finita, siamo noi campioni. Box per Nico Hülkenberg. Velocissimi meccanici, 2-5. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire. Ecco, Rosberg è quarto, quindi ancora non siamo campioni del mondo. Massa ci esce davanti. Siamo più veloci della vettura davanti, la nostra chance migliore per passarla è nel settore 1. Massa ci è davanti e sicuramente va più piano di noi. Ma Hülkenberg non è studiato. Hülkenberg non interessa chi è davanti. Hülkenberg vuole solo vincere. Massa è solo un ostacolo. È subito. Dentro Hülkenberg, dentro. Dentro, quinto posto. Senza pietà Nico. Massa non ci sta in rettilineo. Vuole riprendersi la posizione Felipe Massa. Felipao. Ci prova all'esterno, Hülkenberg gli lascia solo quello. Lo chiude, si tiene l'interno. No. Non hai capito niente Massa. No, Massa
Hamilton ancora lì, in prima posizione. Non si arrende Felipao, abbastanza veloce la Williams in rettilineo, molto molto veloce la Williams in rettilineo. Massa non ci sta, Massa è ancora attaccato. Siamo quarti in questo momento, con Rosberg terzo. Se non rientrano i box, siamo un po' nella merda però, eh. Dobbiamo spingere. Dobbiamo spingere, ragazzi. Ho l'impressione, ho come l'impressione che abbiano fatto strategia su una sosta. Si è fermato qualcuno? Siamo terzi? Si è fermato Hamilton, ok, va bene, va bene. Però Rosberg e quell'altro fenomeno davanti non si è fermato. Non si sono fermati. Quindi non abbassiamo la guardia, continuiamo a spingere. Cinque giri al termine. Hülkenberg è una furia, è infuriato, vuole vincere. Oh 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 oh, è entrato qualcun altro in box, Rosberg no però. Strategia ad una sosta per Rosberg. Quindi è uno scontro diretto questo, diventa improvvisamente uno scontro diretto per il titolo mondiale. Sembrava oramai fuori dai giochi Rosberg. E invece eccolo lì, primo, a 4 giri dal termine. Che sta spingendo come se non ci fosse un domani. Se vince Rosberg questa gara e noi arriviamo secondi, andiamo a pari punti. Andiamo a pari punti per l'ultimo Gran Premio. A Yas Marina. Ad Abu Dhabi, dobbiamo batterlo. Dobbiamo arrivare lì davanti per andare a più 14. Stiamo avvicinando ragazzi, dobbiamo concentrarci. Questo è il nostro Gran Premio Rosberg, tu non c'entri niente, vattene cattivone. Sta facendo il serio antagonista adesso Rosberg, sta facendo il serio antagonista. Dobbiamo spingere ragazzi, dobbiamo spingere, dobbiamo spingere. Mancano pochi giri oramai, 3 giri alla fine. Il campionato non si decide qua, questo è più che vero. Questo oramai è sicuro che non si decide qua il campionato. Va fino in fondo Rosberg. Dobbiamo spingere ragazzi perché ci sta allontanando. Siamo a 8 decimi adesso, più vicini di prima. Dai, 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 dai Nico, dai Nico. Andiamo a prenderlo. Andiamo a prendere il bambino cattivo. Scolata traumatica questa qua, la Force India che è infrenata a perdere il retrotreno in maniera spaventosa. Siamo vicini, siamo vicini. In accelerazione se ne va. Noi non lo molliamo però, noi non lo molliamo. È sfida accesa adesso. Subito all'interno, subito all'interno, lo affianchiamo e siamo noi all'interno. Rosberg ancora si tiene l'interno dell'altra curva dell'S2-Srenna, noi passiamo all'esterno. Interno-esterno, siamo davanti, Rosberg non si arrende, dobbiamo difenderci. C'è Mary davanti, è un pericolo pubblico, Mary davanti, con Rosberg dietro, a 2 giri dal termine. Qui si decide gran parte del campionato. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Rosberg che dal nulla sbuca ed è primo davanti a tutti. Mary va troppo piano, Mary vai troppo piano. Mary sei un pericolo, levati.
Grande Mary, ti voglio bene. Ce lo leva dai coglioni. È un grandissimo Mary che si traveste da pilota Force India e si mette dietro Rosberg, che adesso non può più recuperare perché stiamo incominciando l'ultimo giro. Ultimo giro, ragazzi, ultimo giro. Ultimo giro, andremo a più 14. Quindi gran parte del campionato assegnato. Siamo al 10% del carico iniziale, ti rimane il 10% di carburante. Non è finita, ovviamente, è finita, si dice, solo la fine dell'ultima gara di Asmarina. Andremo sicuramente come favoriti, ma non dovremo passare la guardia perché anche lì le Mercedes sono forti. Ma Hülkenberg ha fatto un campionato strepitoso, non gli si può dire niente. Era a 100 punti, mi sembra, a inizio campionato, di distacco. E adesso ha recuperato tutto. Ha recuperato tutto. E sta andando a vincere Nico Hülkenberg. Su Force India, la sua sesta gara stagionale. Nico Hülkenberg passa sotto al traguardo, va a vincere ancora lui, il tedeschino della Force India. È sempre più vicino al titolo mondiale. Rosberg ci ha provato, non c'è riuscito a tenerlo dietro. Straordinario Nico Hülkenberg, straordinario. Con un Massa che selvaggiamente arriva terzo, appare così dal nulla nel suo Gran Premio di casa. La cosa importante è che abbiamo vinto noi, ragazzi, nonostante la strategia di Rosberg a una sola sosta, super aggressiva. Ha meritato la vittoria di oggi, ce l'ha messa tutta, una prestazione impeccabile e podio per il pilota della Force India. A volte succede che il pilota si trovi in perfetta sintonia con la sua vettura e con il tracciato. Ecco qui la combinazione perfetta. È stato bello avervi qui con noi per questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci alla prossima gara. E beh, ragazzi, vedendo questi risultati possiamo anche confermare il fatto che Hamilton e Raikkonen sono fuori oramai dalla lotta per il mondiale. Sono andati via, go away, andati, spariti. Oramai la lotta si concentra tra i due Nico, Hülkenberg e Rosberg, Force India contro Mercedes, tutti e due motorizzati Mercedes comunque, si è visto anche il rettilineo, nonostante comunque avessimo le ali più cariche, però nonostante tutto la Force India aiutata anche dal DRS, insomma anche l'IA che comunque non si difende proprio benissimo, non affonda Rosberg ha paura anche nel gioco, insomma, non affonda, non si difende con i denti come uno magari difenderebbe. E nonostante tutto riusciamo ad arrivare dunque davanti, nonostante le due soste, nonostante la strategia di Rosberg che ha fatto una qualifica schifosissima, però poi si stava presentando come una sorpresa. Massa terzo, Hamilton quarto, Vettel quinto, Bottas sesto, Kvyat settimo, Raikkonen ottavo. Gara bruttissima di Raikkonen, arriva ottavo, vabbè, partiva quattordicesimo, ma deludente. Maldonado è sparito dalla faccia della terra. Grosjean arriva nono, Verstappen decimo, Ericsson, Alonso, Button, Perez quattordicesimo, Maldonado quindicesimo. Spariscono entrambi. Maldonado che comunque aveva fatto un ottimo giro, 12.5. 12.575, cioè Maldonado ha fatto 12.575, noi abbiamo fatto 12.559, per un niente non ci ha tolto il giro veloce Maldonado, eh? E non si sa per quale motivo è arrivato quindicesimo, partiva quarto e vabbè, poi lui si sa, è Pastor, è zio Pastor, quindi lui può tutto. Carlos Sainz 16esimo, Ricciardo 17esimo, Nastro, Mary, Stevens, ritirato Stevens, vabbè, fa poca notizia oramai lui. E andiamo a vedere dunque adesso il campionato com'è,
com'è messo a una gara del termine, ragazzi, una sola gara, oramai il campionato è tra Hülkenberg e Rosberg, come abbiamo detto, 284 punti Hülkenberg, 270 Rosberg, 248 Hamilton, che sembrava essere tornato e poi invece è sparito di nuovo. 248 punti, comunque terzo, davanti a Raikkonen, quarto, Vettel, quinto, che oramai non può più recuperare nulla, Bottas sesto, Massa settimo, Ricciardo ottavo, Kvyat, Perez decimo, comunque rimane lì nella top 10, Grosjean 27 punti, undicesimo, Sainz dodicesimo, Verstappen tredicesimo, Maldonado quattordicesimo, e poi Nasr e il resto sempre a 0 punti, insomma McLaren che non va a punti, Sauber che va a punti solo con Nasr e ovviamente Le Manor che corrono Le Manor, non lo sapevo. Campionato costruttori, ci allontaniamo lo stesso dalla Williams perché la Williams ovviamente ha due piloti, noi ne abbiamo uno solo praticamente perché l'altro è dietro. E niente, il sogno terzo posto costruttori probabilmente perché comunque siamo a 13 punti. Siamo sì a 13 punti dalla Williams, però forse finisce qua. Dovremmo per forza vincere, sperare che Perez arrivi in una posizione di rilievo, che è una cosa impensabile. Quindi Mercedes che a questo punto è campione costruttori, con Ferrari che arriva secondo, e la lotta c'è ancora tra Williams e Force India, poi Red Bull che arriva quinta, Lotus che se la gioca con la Toro Rosso, e poi insomma la Sauber con due punti, McLaren 0 e Manor 0. E beh ragazzi, il video finisce qua, io spero ovviamente vi sia piaciuto, lasciate un bel like se così è stato, un dislike se non vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!